che quello che è successo a Colleferro è certamente ascrivibile prima di tutto a un imbarbarimento generale della società che tocco con mano ovunque vada, ma è anche il frutto amaro, dobbiamo riconoscerlo, di tutto, direi, una predicazione, uso fra virgolette questo termine, una predicazione che ci è venuta tramite la televisione. Ricordo i 30 anni di televisione berlusconiana, stati devastanti, ma soprattutto dalla predicazione di un Salvini, di una Meloni, che hanno seminato odio in questo paese. Salvini lo ha espresso anche politicamente, questo odio, come ministro degli interni, e quindi è frutto di tutto questo. Più dobbiamo riconoscere anche la debolezza del governo, non è accettabile tutte queste, proprio va contro la Costituzione il fatto che esistano realtà come Forza Nuova e tutte queste forme di ultradestra che si espongono anche pubblicamente, ma da quanto in qua sono vietate per la Costituzione, quindi il governo deve essere altrettanto duro, perché poi questi individui si annidano in tutto questo e poi arriviamo all'assurdità che abbiamo visto a Colleferro.